Rocco è figlio di un piccolo borghese di origini viennesi, si chiamava Rock, è venuto a Trieste, che era un luogo del sud per loro, il loro porto, e qui suo padre si è fatto questa bella casa in un rione bellissimo di Trieste, in collina, un rione chiamato Rozzol, è vero? Ecco, adesso presentando Rocco sotto aspetti che vorremmo fossero nuovi, non ci rimane che rifare la storia un po' della nostra amicizia e di quella che è stata la nostra lotta per riuscire a imporre un gioco italiano più consono alle nostre necessità e più congeniale ai mezzi normalmente posseduti dei nostri atleti, no? Certo, sì. Dunque, Rocco ed io ci siamo conosciuti a Padova. A Padova Rocco era arrivato dopo esperienze di calciatore e di tecnico e aveva subito un'idea pragmatica, seria, diretta della convenienza di reagire al WM inglese. Lasciamo ora il discorso a lui perché lo ricominci sotto canali suoi, diciamo. Comincio con la mia Triestina del 48, Benissimo. quando abbiamo cominciato col battitore libero che si chiamava Blason. Era un altro battitore libero di oggi, ma sempre un battitore libero. Blason, se non calciava la palla a 80 metri, 40 in aria e 40, non era un buon libero. Chiaro. Eccolo, però abbiamo cominciato a giocare così perché l'anno prima la Triestina era stata retrocessa facendo il bel gioco, giocando questo famoso WM. Bisogna adeguarsi ai tempi, però adeguandosi ai tempi la Triestina è andata in Serie B, salvata a Perugia da buone anime, diciamo così. Ci siamo presentati nuovamente al campionato, ma con un impegno verso la nostra città. Allora abbiamo ideato questo, diremmo così, quella volta lo chiamavamo mesosistema Certo. per cercare di ingraziarsi i feroci critici di quella volta, ma non ha servito niente. Unico difensore, unico, non sapevo nemmeno che era dottore, il signor Gianni Brera, il quale scagnellato come primi Blason, i Trevisan, leggevamo l'unica voce che ci dava un po' di coraggio. Eravamo arrivati a tal punto che tanto a Trieste, tanto a Padova, tra insulti, fischi, sputi, rotture di pullman, che mi presentavo in spogliatoio al martedì, dicevo: ma signori miei, non possiamo continuare così, non per me, perché la mia carriera ormai l'ho fatta di calciatore, non pensavo di durare tanti anni come allenatore. Volete che smettiamo? Volete che cominciamo un altro gioco? Facciamo il VM, facciamo anche noi come gli altri. E ho avuto sempre parole di conforto, tanto che nel spogliatoio della Triestina che nel spogliatoio del Padova. Mi ricordo scagnerato: signor Rocco, noi siamo tutti con lei, continuiamo così che va bene, ma ragazzi, continuiamo così. Questi erano i tempi eroici del calcio.